Mister, allora oggi è un pareggio abbastanza amaro, soprattutto per quanto visto in campo, perché comunque nel secondo tempo, dal punto di vista del gioco, probabilmente avete dominato. Sì, ne parlavo adesso con i ragazzi, li rincuoravo, perché penso che più di così non si poteva fare. Noi abbiamo fatto il massimo di quello che si poteva fare. Giustamente un ragazzo mi dice: potevamo fare un gol in più. È vero, però ci siamo messi nella loro metà campo, abbiamo provato. Come hai detto prima, i tuoi colleghi... La partita di oggi era importante, ma noi la partita col Bogliasco a due dalla fine, dove l'arbitro ci ha negato clamorosamente la vittoria, e voi, le vostre immagini l'avevano anche testimoniato, ci ha impedito la possibilità di venire a giocare i play-off con una posizione di classifica migliore. Sapevamo che oggi dovevamo fare un'impresa, come avremmo dovuto fare in caso di passaggio la domenica successiva, che avendo solo un risultato a disposizione, però... Va bene così, siamo orgogliosi, perlomeno io sono orgoglioso di quello che ho costruito quest'anno. I ragazzi hanno dato quello che dovevano dare, ora siamo una squadra completa in tutti i reparti, siamo una squadra organizzata e niente, bisogna smaltire l'amarezza e ripartiremo poi la prossima stagione con l'intento di fare meglio, sicuramente. Ok, grazie mille.